Voilà. Oggi andiamo a fare un video, diciamo così, molto istruttivo, molto professionale e istruttivo. Andiamo a fare. Ok, qui abbiamo la pancetta che faremo anche l'unboxing, visto che va molto di moda. Andremo a fare l'unboxing della nostra pancetta. Se volete il pelo, o fate così, o prendete un accendino o una fiamma e lo levate. Qui è un po' troppo grosso da questa parte e andremo perché altrimenti la maturazione verrà velocemente dalla parte più piccola e ci metterà di più di qua, e invece deve essere uniforme. Ok? Per questo dobbiamo partire da una forma, diciamo così, precisa. Questa parte qua leviamola perché altrimenti non prenderà il sale. Però questa non la buttiamo via, ci possiamo fare delle salsicce, un sugo e tante altre cose. Questa carne non si butta. Ok, la nostra pancetta che per adesso mettiamo via. Vi ricordo, questa pancetta qui ha 24 ore. Il nostro suino è stato, diciamo così, lavorato ieri. Il nostro unboxing. Via, capocollo. Capocollo è già stato bello rifilato, meno che questa parte qua che vi dicevo che è la parte dura, non prende il sale. Meglio toglierla. Qua va rifilato di testa, rifilato così, ma è già stato fatto. È stato fatto già un bel lavoro. Ok, il nostro capocollo e lo mettiamo via per ora. Qua abbiamo il nostro guanciale, un pezzetto di guanciale, che è la parte, questa qui è la parte del collo. Qui praticamente c'è, per farvi capire, qui c'è la bocca, questa. Ok? Così. Questo qui, a parte un pezzettino. Ok, rileveremo questo. Mi sembra messo bene. Là, se volete, potete levare il pelo, come dicevo, o fate così. O con una fiamma, che basta anche un accendino, se così un pezzo vicino, certo se ne fate tanti, no? Via di unboxing, via. Lombo, il nostro lombo. Ok? Questo qui deriva dal nostro carré. Qui è la parte finale dove ci sono le costole. La parte molto morbida, molto delicata. Questa parte qui va tolta, questa rete, perché il sale se no non prenderà. Via. Via questo qui. Ci farò un bel sugo, ci farò. Ok, e abbiamo capocollo e guanciale. Capocollo, la nostra pancetta e il nostro lombo. Le caratteristiche sono completamente differenti. Questa parte qui andrebbe tagliata, andrebbe rifilata questa parte. L'ho vista soltanto ora. Olè. Ok. E ora dobbiamo fare una bella cosa. Ora si va. Sotto sale. Io cosa faccio? Aglio. Come se non ci fosse un domani. Insieme all'aglio mettiamoci
un pochino di sale, perché questo, perché almeno l'aglio non scivolerà, rimarrà lì. E qua semplicemente facciamo roteare la pastella. E cosa facciamo della pastella? Via, via, dobbiamo fare così, pastella nelle manine e ovunque. Ci ho fatto l'infuso di ginepra, lo potete fare o non fare, è una cosa. Il pepe, eccoci qua, eccoci qua. E ora, ok, andiamo di sale. Via così, e sopra ci metterò questo, perché questo qui andrà nel maturatore, allora per mancanza di spazio non c'è problemi, possono stare anche una sopra l'altra, un contenitore, e facciamo la stessa cosa. Facciamo sotto, così ci si appoggia. Ora, e via. Ora faccio diverso. Il capocollo, questo il capocollo, voilà. Io vado sotto, così ci si appoggia. Questa è la tecnica a coprire o a sentimento. Olè, così. E facciamo uguale per finire. Pastella. Il pepe disinfetta, aromatizza. E ora qui ci deve stare un 4 giorni. Farà liquido. Il liquido almeno una volta al giorno va levato, va tolto. Qui vi si riempirà di liquido. Non fate altro che toglierlo dal frigorifero dove l'avete.
Buttati giù, ve lo farò vedere, però ve lo farò vedere, non vi preoccupate. Non vi abbandono qui. Questa è solo la prima parte. E ora questa qui io la metterò nel maturatore, dove semplicemente deve avere una temperatura, diciamo così, di 10 gradi, 12, 12, un pochino ventilato, senza esagerare. Se non avete il maturatore, potete farlo questa fase qui anche in frigorifero. L'importante è che il frigorifero non sia così freddo, 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 ok? Che sia almeno 6, 7 gradi, 8 gradi, e ogni tanto ciò che deve essere anche un po' ventilato. Se avete la cantina, ancora meglio. Comunque, questo è il nostro procedimento. Io farò il procedimento, diciamo così, professionale. Faremo assieme le tre fasi. Adesso abbiamo fatto la prima fase, che è quella della salatura, dove ora l'ho messa, diciamo, nel maturatore. Vi farò vedere. Nel maturatore fate un po' come vi pare, o anche se non avete il maturatore, l'importante è che non sia caldo, che non stia al caldo, che sia la temperatura fresca, fredda. Okay, che può oscillare dai 6-7 gradi che arrivi a 12 gradi. Okay, questo range qui non ci sono, diciamo, problemi. Questa fase qui è abbastanza elastica. Finita questa fase, gioco con la gatta. Finita questa fase, bisogna fare il risciacquo del sale, ridrogare tutto quanto e andrà fatta una stufatura. Non è la stufatura come si fa ai salami, ma è una stufatura come si fa ai salumi, che è differente, non è così invasiva, è molto, diciamo così, più bassa, è molto più easy questa stufatura. Finita la stufatura inizia la maturazione, come sono tutti e due i salami e i salumi. Questo è nella stessa temperatura, il range è quello uguale. Comunque faremo i tre step.